non vi metterò in difficoltà perché questa sera parlo di un'altra cosa, cioè parlo in verità di quattro cose che ruotano attorno alla prima. La prima è l'idea di università, la seconda è cultura della qualità accademica, la terza è pastorale universitaria, la quarta è nuova evangelizzazione. Ecco, attorno a queste quattro parole tematiche vorrei svolgere la mia comunicazione e parto senz'altro dall'idea di università. E qui sentite dalle parole che uso che riprendo intenzionalmente il celebre volume di John Henry Newman. Mio grande patrono, Enrico come me, fu rettore di università a Dublino come me, però con scarso successo, per cui io vorrei imitarlo nella santità ma non nello scarso successo che egli ebbe come rettore. Fra l'altro, una eleganza della provvidenza, io John Henry Newman lo conosco come fama fin da quando ero studente alla Cattolica, studente del padre Cantalamessa. Lui era un grandissimo patrologo, Newman, e mi ha fatto innamorare dei padri della Chiesa. Eleganza della provvidenza, sono stato ordinato vescovo il 9 ottobre 2010, prima memoria liturgica di John Henry Newman, appena appena beatificato da Benedetto XVI. Beh, il libro a cui mi riferisco lo conoscete tutti, The Idea of University, l'idea di università. Non mi addentro qui nelle laboriose e complesse vicende redazionali che hanno segnato la stesura di quest'opera. Newman cominciò a scriverla, pensate, già nel novembre del 1851. Era stato appena incaricato di presiedere alla fondazione dell'Università Cattolica di Dublino, dove poi fu rettore dal 1854 al 1858. Però quest'opera la pubblicò soltanto nel 1889, vale a dire un anno prima di morire. Quindi possiamo dire che è stato un parto lunghissimo, lunghissimo. E nel bel mezzo di questi 40 anni di gestazione si colloca la violenta e provocatoria denuncia di Friedrich Nietzsche. Nietzsche, proprio lui, il maestro del sospetto. Scrivendo il 15 dicembre 1870 all'amico Erwin Rohde, il celebre filologo classico che proprio in quell'anno aveva conseguito l'abilitazione presso l'Università di Kiel, Nietzsche affermava: l'università è un ostacolo a chi voglia dedicarsi totalmente alla ricerca della verità. L'università è un ostacolo. A questo riguardo, il cardinale Angelo Scola, introducendo l'ottavo simposio internazionale dei docenti universitari proprio in Laterano il 23 giugno 2011, commentava: non mi pare il caso di soffermarmi su un giudizio così severo e discutibile. Ad ogni modo, la questione università rappresenta un problema che sicuramente continuerà a darci del filo da torcere nei prossimi decenni. Di fatto, proseguiva il cardinale, l'interrogativo circa l'università, quale università, costituisce un riverbero emblematico della domanda delle domande: quale uomo? La ragion d'essere dell'università e la modalità con cui viene proposta, concludeva Scola,
concorrono a delineare la fisionomia dell'uomo quale protagonista della nostra società. Ma torniamo all'idea di università di Newman. A dirvi il vero, ho letto con attenzione più volte il libro famoso. A dire il vero, l'idea di università di Newman non è del tutto coerente. Al contrario, contiene una smaccata contraddizione fra la teoria e la prassi. Eppure, proprio questa incoerenza evidente a me pare sommamente istruttiva e attuale quando si consideri il vivace dibattito che ne è seguito e che tuttora continua. Vi semplifico al massimo il discorso costringendolo alle argomentazioni che svolgeremo. E allora possiamo dire così: da una parte Newman considera l'università come il luogo per l'insegnamento universale, in omaggio alla parola università, universitas scienziarum. Ma dall'altra parte, egli è ben consapevole che nessuna università è stata e mai nessuna università sarà il luogo del sapere universale, perché qualche branca disciplinare rimarrà pur sempre trascurata anche nelle università fornite del più grande numero di facoltà. Ma ecco il correttivo che Newman introduce affinché la sua idea di università non resti una pura, per quanto affascinante, utopia. Egli dice: la filosofia e la teologia, ecco che entrate in campo voi. La filosofia e la teologia vengono assunte a garanti della correlazione e della sintesi tra le varie discipline. E così il sapere, filosoficamente e teologicamente fondato, fa comunque dell'università il luogo per l'insegnamento del sapere universale. Molti oggi nella nostra cultura euroatlantica, in questa globalizzazione che di per sé non è né un bene né un male, ma che molte volte si connota negativamente. Ecco, nella cultura euroatlantica molti oggi hanno rinunciato di fatto a una simile idea newmaniana di università. Addirittura c'è chi vorrebbe cambiare il nome di università per ricorrere piuttosto al pessimo neologismo di multiversità. E in effetti la frammentazione e la demarcazione dei saperi sembra procedere in maniera implacabile. Il concetto di scienza e di disciplina passa sempre di più attraverso una delimitazione precisa, a francobollo si direbbe, dei contenuti e del metodo relativo. E nel proprio ambito ciascuna disciplina rivendica la propria autorità e la propria verità. E così l'interdisciplinarità, quando si realizza, appare più formale che reale, al punto che ormai si parla più volentieri di interculturalità, qualunque cosa questo termine voglia dire, che di interdisciplinarità. Le derive del relativismo sono evidenti e non c'è bisogno che io ve le sottolinei. Entra proprio qui la sfida di Newman circa l'idea di università come luogo del sapere universale, in quanto filosoficamente e teologicamente fondato. Un paio di anni fa, il 30 giugno 2011, durante la prima consegna
dei riconoscimenti ai tre vincitori dell'edizione del premio Ratzinger. Domani verranno dati i premi alla terza edizione del premio Ratzinger. Ebbene, in quell'occasione Benedetto XVI ha pronunciato un discorso importante che illumina e concretizza questa idea newmaniana di università. Il Papa Emerito si è chiesto anzitutto che cosa sia davvero la teologia, perché diceva: se la teologia è scienza della fede, sorge subito una domanda: è davvero possibile questo? O non è in sé una contraddizione? Scienza non è forse il contrario di fede? Non cessa la fede di essere fede quando diventa scienza? E non cessa la scienza di essere scienza quando è ordinata o subordinata alla fede? Si tratta in verità, come tutti voi sapete se avete studiato queste cose, si tratta di una antichissima questione che travagliava i teologi e i filosofi del Medioevo. Tali questioni, riconosceva infatti Benedetto XVI, che già per la teologia medievale rappresentavano un serio problema, con il moderno concetto di scienza, quello a cui ho alluso poco fa, la scienza a francobollo, ebbene, sono diventate ancora più impellenti queste questioni e a prima vista addirittura senza soluzione. Al di là delle argomentazioni successive che il Papa Emerito sviluppa da pari suo, io credo di non sbagliare dicendo che è il teologo vivente più grande che abbiamo nella Chiesa, ebbene, al di là delle argomentazioni successive, a noi qui interessa soprattutto la conclusione del discorso, laddove leggiamo: sono ben consapevole che con tutto ciò che ho detto non è stata data una risposta circa la possibilità e il compito della retta teologia, ma è soltanto stata messa in luce la grandezza della sfida insita nella natura della teologia. Da parte mia, se mi è permesso, vorrei parafrasare Benedetto e riconoscere onestamente che neanche questa mia comunicazione giunge a dire qualche cosa di nuovo sul concetto di scienza e neppure sul concetto di universitas scienziarum. Ma l'ultima osservazione del Papa è illuminante quando egli aggiunge: tuttavia, è proprio di questa sfida, cioè della sfida insita nella natura della teologia, intimamente connessa con la filosofia, fatta salva la relativa autonomia disciplinare, è di questa sfida che l'uomo ha bisogno, perché essa ci spinge ad aprire la nostra ragione interrogandoci circa la verità stessa, circa il volto di Dio. E in effetti, dalle sue peculiari e per certi aspetti paradossali caratteristiche epistemologiche, la teologia ricava la propria forza di provocazione e di sfida nei confronti delle scienze altre, oggi sempre più specializzate nel metodo e nei contenuti, quanto più frammentate nell'universo del sapere. Il fatto preciso che, come ben sapete, la teologia fa eccezione rispetto alle altre scienze, non procede iuxta principia propria come tutte le altre scienze. La teologia procede dalla rivelazione, dalla parola rivelata. Ebbene, proprio questo la spinge, con motivazioni e risorse che non appartengono alle altre scienze,
verso quella meta ultima e complessiva di verità a cui essa anela. Certo, a questa stessa meta che è la verità concorrono in vario modo tutte le scienze dell'universitas, nella misura in cui esse sono, come devono essere, ministre veritatis. Ma la teologia, se è vera teologia, cioè fedele alla sua epistemologia autentica, ebbene la teologia possiede un'istanza veritativa ulteriore, trasversale alle altre scienze e ultimativa nel suo traguardo proprio. Ecco perché l'offerta formativa dell'università e delle istituzioni accademiche in genere come questa, un'offerta formativa che pure, lo sappiamo, rimane fasciata anch'essa dalla crisi globale e dall'emergenza educativa del momento presente, l'offerta formativa dell'università dovrà perseguire come meta ultima la sintesi filosofico-teologica, nel dialogo inesausto tra la fede e la ragione, tra la scienza di Dio, teologia, e le scienze dell'uomo. Solo così l'università potrà dirsi degna del proprio nome ed essere il luogo per l'insegnamento del sapere universale. Per riassumere e concludere questo punto, cito, senza commentarlo, perché non ce n'è proprio bisogno, un passo dell'ultimo discorso del Papa Emerito sull'università, per cui io parlo di idea newmanniano-ratzingeriana di università, perché questa è la traiettoria. Papa Francesco ha toccato il tema dell'università, lo ha toccato a Cagliari, nella sua visita, quando ha ricevuto tutti i rettori delle università dell'isola presso la sede della Facoltà Teologica Interregionale. Devo ancora studiare, ma ho l'impressione che la fonte dell'idea di università di Papa Francesco sia piuttosto Ricoeur che non Newman. È uno sviluppo molto interessante, ma devo ancora approfondirlo. La prossima volta, quando verrò, e se non vi ho addormentati troppo questa volta, si capisce. Allora, questo discorso ultimo di Papa Ratzinger sulla università lo ha pronunciato nella Basilica del Monastero di San Lorenzo, a El Escorial di Madrid, durante la 26esima giornata mondiale della gioventù. In quell'occasione, Benedetto ha affermato fra l'altro: l'idea genuina di università è precisamente quello che ci preserva da una visione riduzionista e distorta dell'umano. In realtà, l'università è stata ed è tuttora chiamata ad essere sempre la casa dove si cerca la verità propria della persona umana. L'università incarna un ideale che non deve snaturarsi, né a causa di ideologie chiuse al dialogo razionale, né per servilismi ad una logica utilitaristica di semplice mercato. Chiudo senz'altro questo punto aggiungendovi una piccola cosa. Vedete, dobbiamo essere consapevoli che noi siamo dei nani sulle spalle di giganti, cioè noi abbiamo alle spalle una tradizione enorme che non possiamo permetterci di disperdere. I nostri padri hanno creato in casa chiesa l'università. L'università, lo sapete, è nata in casa nostra, in casa chiesa, con un'idea ben precisa di università, che è questa: l'università è il luogo del pensiero libero che cerca veramente la verità. Pertanto l'università è il luogo della critica feconda
al sistema vigente. Ecco, è un'alternativa critica il modo di pensare universitario. Proprio per un miglioramento, un rinnovamento del sistema. Cosa succede oggi in questa cultura euroatlantica? Succede che invece l'università viene messa preferibilmente al carro del sistema. Cioè l'università mi serve per l'economia, per la finanza, per uno sviluppo tecnologico verificabile. Ecco. L'università non è più alternativa critica, ma è posta al carro del sistema. E questo è il vero guaio. Perché se l'università non è alternativa critica, non è più università. È un'altra cosa, sarà un politecnico. La grande sfida veramente è questa. L'idea di università. Ecco perché io ci tengo tanto a quello che è stato giustamente detto. Non voglio che i rapporti di affiliazione, di aggregazione, di incorporazione si trasformino in un semplice rapporto burocratico ai fini di un riconoscimento di un titolo. Tanto il titolo oggi serve sempre di meno, tanto perché lo sappiate, perché se a un titolo non corrisponde la qualità accademica, non serve proprio a niente. Ma noi, con questi rapporti di affiliazione, di aggregazione, di corporazione, possiamo soprattutto fare una rete di università che ci credono in questa idea autentica di università e portarla avanti efficacemente in questo contesto che al momento, riconosciamolo, è sfavorevole. Sfavorevole. Quindi è una battaglia. Una università da sola non può farla una battaglia, ma una rete di università che si crea può fare battaglia e vincere la guerra magari. Allora passo al secondo punto più rapidamente, questo era il punto più ampio perché fondante. Rapidamente il secondo punto, la cultura della qualità accademica. E questo è un titolo che ho ricavato da un libro recente, più recente di quello di Newman, che si intitola proprio così, La cultura della qualità accademica. È stato preparato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica. Che cosa significa cultura della qualità accademica? E soprattutto che cosa intendiamo qui per promozione della qualità? Promuovere la qualità di una università, facoltà, istituto, risponde il nostro volume, significa evidenziare il valore delle attività svolte da tale istituzione, consolidarne gli aspetti positivi, e laddove necessario migliorare quelli carenti. A tale scopo risulta appropriata l'azione valutativa. Occorre perciò in primo luogo identificare i criteri che sulla base della sua missione ne definiscono la qualità. Si continua a parlare, come è evidente, di una università facoltà. In secondo luogo è necessario raccogliere informazioni pertinenti, valide e affidabili circa lo svolgersi dell'attività istituzionale secondo quei criteri precedentemente identificati. E infine, terzo, va espresso un giudizio di merito, a partire dai suddetti criteri, circa la qualità dell'attività svolta, tenendo conto delle informazioni raccolte. Anche qui vi costringo al massimo gli elementi del libro a favore delle argomentazioni che sto portando avanti. Per realizzare concretamente l'idea di università di cui vi ho parlato, è indispensabile che la cultura della qualità divenga lo stile della nostra vita accademica ordinaria. Ciò significa che le iniziative messe in atto per la promozione della qualità, pur con i loro eventuali limiti,
non dovranno mai essere viste come un atto burocratico, fiscale, che bisogna pure adempiere con un fastidio più o meno celato. E prima finiscono e meglio è. Via il dente, via il dolore. Significa piuttosto essere intimamente persuasi che le varie iniziative di valutazione e di promozione della qualità non puntano tanto a premiare o a punire un'istituzione accademica, un corso, un professore, un'attività. Si propongono invece di migliorare la possibilità di raggiungere i fini per cui l'istituzione, il corso, il professore lavorano. Si tratta di offrire un sostegno alla realizzazione del processo formativo nel suo insieme e alla ricerca, e non di attuare una sorta di controllo fiscale o sanzionatorio. Io ve lo dico a mio parere, perché il discorso sull'idea di università non rimanga utopistico, idealistico, campato per aria, ci sono due vie da percorrere, due vie concrete. La prima, ve l'ho detta, è la cultura, il perseguimento, la promozione della cultura della qualità accademica. L'altra via, e ve ne parlo adesso, è la pastorale universitaria. Ecco, le due vie concrete per raggiungere l'idea di università di cui vi parlavo. Un po' d'acqua non fa male, perché sono molto raffreddato, come sentite, e dovete aver pazienza con me. La pastorale universitaria. Che cosa bisogna intendere quando si parla di pastorale universitaria? La pastorale universitaria va intesa come accompagnamento efficace di tutti i membri della comunità accademica, un vero e proprio orientamento verso la loro formazione integrale. In maniera coerente occorre chiarire un possibile malinteso, che è spesso ideologico, cioè c'è gente che ha interesse a malintendere. O forse è dovuto anche al sostantivo che viene abitualmente impiegato, pastorale, appunto. E lo faccio in maniera decisa, per essere chiaro in massimo grado. La pastorale universitaria non è una roba da preti, o almeno non è semplicemente per i preti, non è solo per i preti. Al contrario, la pastorale universitaria, intesa nel modo che vi ho detto, riguarda tutti i membri della comunità accademica. Ognuno di loro ne è responsabile e protagonista, nessuno escluso, dal rettore fino al personale ausiliario. Vale anche qui la regola d'oro della pedagogia, i seminaristi lo sanno benissimo perché chissà quante volte se lo sono sentiti dire. L'insostituibile protagonista del processo educativo, ferma restando l'azione dello spirito e della sua grazia, è il formando stesso, e dunque ciascuno di noi. Non si dà formazione autentica se non c'è autoformazione. È pura ipocrisia, è un'operazione di facciata. La formazione è prima di tutto autoformazione. Così la pastorale universitaria deve essere sempre condotta nel rispetto pieno della libertà personale e nella sollecitazione intelligente e appassionata delle migliori energie spirituali di ciascuno. L'aula, prima ancora della cappella, l'aula del corso accademico è il primo luogo della pastorale universitaria. È lì che il docente, come un buon pastore, promuove nello studente l'integrazione feconda tra fede e ragione, tra scienza e vita, qualunque sia la facoltà o le discipline dell'insegnamento.
vi lascio da leggere il riferimento a Lumen Fidei 34 e passo al punto 3.2. È vero allora, alla luce di quello che vi ho detto, che la pastorale universitaria non è qualche cosa di periferico o di lodevolmente affiancato alla vita accademica vera e propria. Ecco lo sbaglio. La pastorale universitaria viene vista molte volte come al massimo il formaggio grattugiato. Non è così. È vero il contrario. La pastorale universitaria, che accompagna esistenzialmente gli studenti e i docenti nel conseguimento dell'universitas scientiarum, cioè della verità tutta intera, la pastorale universitaria scorre attraverso le varie discipline, come scorre attraverso la convivenza quotidiana dei vari membri della comunità accademica. Tutto questo, notate, vale a prescindere dalla tipologia istituzionale dell'università, se statale, libera, cattolica o pontificia. Vale per ogni università che voglia dirsi degna di questo nome. Se non c'è questo orientamento e questo accompagnamento verso la verità tutta intera, non è università. In realtà, la pastorale universitaria correttamente intesa salvaguarda e garantisce l'idea stessa di università, così come ci è stata trasmessa a partire dalla fondazione delle università più antiche. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: la meta ultima da perseguire nelle accademie è la sintesi filosofico-teologica, attraverso un dialogo inesausto tra fede e ragione, tra la scienza di Dio e le scienze dell'uomo. Certo, si tratta di una sfida immane, in controtendenza totale rispetto ad altre idee di università, appunto, le idee di multiversità, di politecnico e simili, che viceversa oggi sembrano prevalere. E qui vi cito, non a caso, un matematico cattolico, Laurent Laforgue, insegnante proprio universitario di matematica. Sentite cosa dice: oggi scienziati e credenti sono diventati quasi due umanità distinte, che si temono l'un l'altra come temono l'immagine della propria notte. Grande è diventata la tentazione per quell'impresa originariamente cattolica che è l'università, di pensare di uscire dalla propria notte perdendo la fede. E in effetti, la maggior parte degli universitari ha perso la fede. Ma se la fede fosse vana, l'università non avrebbe più nessun senso. E se la fede fosse totalmente perduta, non ci sarebbe più università. Grande è diventata anche la tentazione per i credenti di abbandonare l'università, di disinteressarsi delle scienze in nome della fede. Ma a che vale una fede che rifiuta la notte? Non è in nostro potere di uscire dalla notte con le nostre forze. Crederlo sarebbe mentire a noi stessi. Ci è solo chiesto di restare fedeli alla verità, di cercarla nelle nostre notti, di amarla e di servirla. La pastorale universitaria, assumendo senza riserve questa missione accademica, accompagna i suoi destinatari verso la maturazione di una vera e propria sintesi esistenziale tra fede, ragione, esperienza di vita. Si tratta, come è ovvio, di una sintesi sapienziale, robustamente caratterizzata dal punto di vista filosofico e teologico.
In vista di tale meta, la pastorale coinvolge gli universitari a 360 gradi, dalla testa fino ai piedi. Vi parlo poi al punto 3.3, Omne Trinum est perfectum, quindi siamo nella perfezione, vi parlo poi delle tappe proprie caratteristiche dell'orientamento o della pastorale universitaria, che sono queste: prima, durante, dopo la frequenza accademica. Però questo lo lascio leggere a voi, mentre io mi avvio alla conclusione, che è il quarto punto, la quarta cosa che volevo dirvi: l'università per la nuova evangelizzazione. Edgar Morin, alcuni di voi ne hanno sentito parlare, altri no, qualcuno ne parla, secondo me in maniera esagerata, come del, sentite che belle parole, come del padre del pensiero della complessità nel tempo della globalizzazione. Comunque, ha scritto delle cose interessanti. È un filosofo francese tuttora vivente, Edgar Morin. E lui ha delineato con chiarezza l'obiettivo formativo a cui l'università deve puntare. Ed è un'osservazione di sintesi con la quale possiamo concludere le nostre riflessioni. L'obiettivo della formazione, scrive Morin, non è dare all'allievo una quantità sempre maggiore di conoscenze. No, non è questo. E in effetti, se noi avessimo questo obiettivo, saremmo dei puri illusi, perché tutti voi sapete benissimo che 10 giorni dopo aver dato un esame vi siete dimenticati la maggior parte delle nozioni che avevate studiato. È vero o no? Tu che ridi, vuol dire proprio che l'hai sperimentato. E allora qual è la risposta? Aboliamo gli esami? Magari, direbbe qualcuno. No, non è una buona risposta. Perché? Perché non importa che tu dimentichi le nozioni, l'importante è che ti sei fatto la testa ben fatta. Lo studio delle nozioni, l'esame con la fatica che comporta, ti danno una disciplina mentale che è quello che veramente conta. Non è importante possedere tante nozioni, l'importante è saperle usare bene, quelle che ricordi. E allora dice Morin: l'obiettivo della formazione non è dare all'allievo una quantità sempre maggiore di conoscenze, ma è costituire in lui uno stato interiore profondo, una sorta di polarità dell'anima che lo orienti in senso definitivo per tutta la vita. Ciò significa che imparare a vivere richiede non solo conoscenze, ma la trasformazione nel proprio essere mentale della conoscenza acquisita in sapienza e l'incorporazione di questa sapienza nella propria vita. Personalmente, miei cari, lo dicevo ai professori, io non sono un pedagogista oppure un particolare esperto di didattica universitaria, io sono un povero patrologo, punto e basta. Però grazie a 44 anni di esperienza di insegnamento, dalle elementari fino all'università, mi sono guadagnato le stellette sul campo, cioè credo di aver maturato un'esperienza convincente. Allora vi dico la mia esperienza. Personalmente sono sempre più convinto che di fronte a questa benedetta emergenza educativa, o meglio, di fronte alla crisi globale dei valori, una risposta per uscire dalla crisi c'è. E noi l'abbiamo a portata di mano questa risposta.
a volte senza neanche rendercene ben conto. La risposta è una università, una istituzione accademica come la vostra, che funzioni bene, un luogo che sia autentica formazione dei formatori. Questa è la risposta all'emergenza educativa. E proprio qui risiede la missione peculiare delle istituzioni accademiche per la nuova evangelizzazione. Un posto speciale, hanno scritto i vescovi, abbiamo scritto, nel messaggio conclusivo della 13ª Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo, dedicata appunto alla nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede, come diceva il nostro arcivescovo. Sapete che vi ho partecipato nell'ottobre del 2012, proprio un anno fa, e vi dico un piccolo segreto: le parole che sto leggendo le ho scritte io, ma non ditelo in giro, se c'è un giornalista tiri via. Allora, un posto speciale per la nuova evangelizzazione lo occupano le istituzioni formative e di ricerca, scuole e università. Ovunque si sviluppano le conoscenze dell'uomo e si dà un'azione educativa, la Chiesa è lieta di portare la propria esperienza e il proprio contributo per una formazione della persona nella sua integralità. In questo ambito va riservata particolare cura alla scuola cattolica e alle università cattoliche, in cui l'apertura alla trascendenza propria di ogni sincero itinerario culturale e educativo deve completarsi in cammini di incontro con l'evento di Gesù Cristo e della sua Chiesa. Cioè, questo cammino per noi ha una meta chiarissima, che non è una dottrina, una semplice dottrina, è l'incontro con una persona, Gesù Cristo vivente nella sua Chiesa. Questa è la meta, perché lui è la verità, ego sum via veritas et vita, lui è la verità con la V maiuscola. Tutto questo ha una condizione: purché l'università rimanga fedele a se stessa, alla sua identità, alla sua missione originaria, luogo di promozione della vera cultura, palestra di dialogo inesausto tra la fede e la ragione. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Beh, se no, intanto che ci pensate, vi preparate la domanda, rispondo subito. Lei ha messo il dito sulla piaga, cioè c'è veramente una guerra aperta contro la cultura umanistica. L'abbiamo scritto anche nel messaggio del Sinodo, cioè c'è tutta una pseudocultura che ci fascia, la quale è interessata a disperdere le migliori energie spirituali dei giovani, togliendo a loro ogni grata memoria del passato e così impedendo a loro di aprirsi alla speranza di futuro. Cioè, dobbiamo essere molto chiari, carissimi, perché qui nessuno dice le cose che sono tragicamente vere. Facciamo finta di non saperle o di non crederci. La verità è che ci sono in gioco interessi enormi dal punto di vista economico, finanziario, cifre da capogiro. Strumentalizzare i giovani per questo fine di promuovere le varie lobby che hanno in mano queste leve della finanza, dell'economia, del potere, strumentalizzare i giovani è una via strategica. Toglie a loro ogni possibilità di riflettere veramente,
Fagli credere che la felicità vera consiste nella droga, nell'alcol, nel piacere, nell'erotismo. Tirali in qualunque modo fuori strada. Così non potranno farcela a contestare il sistema. Si troveranno fatalmente dentro a sostenere questo sistema. Con le cifre poi che paghiamo, perché sempre di più, e anche questo non viene detto, ma è orribile, sempre di più la piaga del suicidio giovanile si fa e infantile si fa strada in questa cultura euroatlantica. Si vede che qualcuno a un certo punto si accorge delle balle enormi che stanno raccontando e si tira fuori dal gioco tragicamente, perché non intravede altri. Questa è la vera situazione. La cultura umanistica rappresenta proprio la grata memoria del passato. E perciò va ostracizzata. Quindi il liceo classico da chiudere preferibilmente o da neutralizzare. E facciamo spazio invece a quelle scienze o tecniche che ci permettono di manovrare meglio questo delicato campionario umano che sono i giovani, strumentalizzarli meglio. Io vorrei che ai giovani venissero dette queste cose, che poi ci credano o non ci credano è la loro responsabilità, ma bisogna dirgliele, a costo poi che ci perseguitino, perché quando uno parla contro le lobby va a finire come Don Salvatore Puglisi. Praticamente hai risposto tu, cioè è proprio così. Dobbiamo fare questo perché è vero quello che hai detto nella prima parte, e cioè che di per sé scienze tipo ingegneristico o matematico non si pongono per i loro contenuti e il loro metodo, non si pongono la domanda di senso, ma la domanda di senso è trasversale, però, cioè non appartiene ai contenuti e al metodo disciplinare di tale disciplina. No, non appartiene, ma appartiene a me come uomo. E io non posso essere uomo a una sola dimensione, quella matematico-scientifica, per esempio. Se voglio essere uomo, devo essere uomo tutto intero. E ciò che accomuna esistenzialmente tutti gli uomini, credenti e non credenti, sapete che cos'è? È il dubbio. Il dubbio accomuna credenti e non credenti. E qui è molto interessante rileggersi in questa chiave le interviste o lettere di Papa Francesco, Eugenio Scalfari, no? Il dialogo tra credenti e non credenti. Ma questo dialogo è possibile, certo che è possibile. Tenendo conto proprio di questo fatto, c'è un'area, una zona che è comune al credente e al non credente, ed è la zona del dubbio. Perché da una parte tu credente, pur con la fede più coriacea che puoi avere, rimani sempre toccato. Sarà poi vero questo? È la domanda di Ratzinger, che con la bella fede che hanno, sei veramente tu Gesù di Nazareth? Sei veramente tu? Sei veramente tu il salvatore dell'uomo? Cioè questa domanda non può non porsi in certi momenti in modo più drammatico e ti fa soffrire, in altri momenti più acquietata, ma c'è, rimane nella storia di fede di ciascuno. Dall'altra parte il non credente, se è onesto, dovrà anche lui essere toccato. E se poi fosse vero? E se poi veramente fosse proprio così? Vedete, c'è un'area, una zona del dubbio che riguarda esistenzialmente credenti e non credenti e riguarda in fondo la domanda di senso ultimo. Ora, nessuna disciplina, anche se non ce l'ha nel suo DNA, diciamo,
questa domanda, ma nessuna disciplina può far finta che la domanda non esista, perché tanto io mi occupo di matematica, perché le scienze riguardano pur sempre l'uomo, che è fatto così, con questo anelito profondo al senso, alla verità delle cose. E allora, come hai detto tu, l'importante sarebbe fare rete di università o altre iniziative che a un certo punto ti facciano ricordare che ogni scienza è per sua natura limitata. E che, per esempio, anche se la matematica non si pone questa domanda di senso, la domanda di senso rimane, c'è. Ed è la questione più importante. Ecco, bisogna evitare in tutti i modi che la scienza totalizzi il campo. La scienza occupa una parte del campo e non la più importante, perché la domanda di senso è la questione più importante di tutte. Non lo so, io ho tanto riflettuto, sapete, su queste cose, a volte ho quasi l'impressione che dialogo tra me e me, però a guardarvi mi sembra che non sto dicendo sciocchezze, ma che siate d'accordo con me. Dal suo discorso ho tirato fuori due concetti, sintesi e critica nell'ambito universitario. Oggi nel mondo si scrive tantissimo nell'ambito universitario, mi riferisco specialmente alle tese, tesine, licenze, master, dottorato e così via. Dopo anni 1920 è stata una divisione tra le scienze e non c'è mai più un uomo enciclopedico. Il futuro dell'università può costruire con un metodo proprio una sintesi sulla cultura europea, americana, per pensare un nuovo modo di agire nel mondo? Grazie. Beh, io sono convinto di sì, anche se non c'è la bacchetta magica. Cioè, diciamo che questa meta, che è un modo diverso di dire la verità, un nuovo modo di vivere, di agire, più consono all'essere uomo, all'essere donna, quindi è una ricerca di verità sempre. Può l'università, riflettendo sull'esperienza passata e presente, fornire strumenti ulteriori, nuovi, per promuovere questa umanità? E io penso di sì, anzi è proprio lo scopo che l'università si propone, a cui non può rinunciare. Certamente questo richiede un cammino, richiede fatica, richiede disciplina, richiede ricerca. Tanto per farvi un esempio, terra terra. Allora, voi sapete che gli antichi, pare fosse Cicerone, dicevano historia magistra vitae, no? La storia è maestra di vita, certo, tutti siamo d'accordo, no? Bene, sì, la storia può essere maestra di vita, purché abbia discepoli, purché sia ascoltata. Perché una maestra che non ha discepoli, oppure i cui discepoli sono totalmente distratti,
che maestra è. Purtroppo, a guardare la situazione, per esempio, della guerra e della pace, si direbbe che noi non siamo buoni discepoli della storia e che la storia non può essere buona maestra perché non ha buoni discepoli. Cioè tutti noi qui presi insieme in questa sala, chi di noi sarebbe così folle da dire io amo la guerra? Ma tutti voi, sono stato queste cosiddette vacanze di Natale, che per me non sono vacanze, sono stato in Medio Oriente, ho incontrato tanti giovani delle università del Medio Oriente, bravissimi giovani, innamorati della pace come pochi, proprio perché per loro la pace è un miraggio e quindi la amano tanto più. Ma perché allora la guerra? Perché non sappiamo ascoltare la lezione della storia. La lezione della storia è chiarissima, sangue chiama sangue. Con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto può essere salvato. Cioè sono affermazioni che ricorrono nel linguaggio, eppure la guerra c'è. E eravamo alle soglie, come ben sapete, di un conflitto internazionale gravissimo con la Siria. Grazie a Dio che si è smorzata, o forse anche grazie a Papa Francesco. Io ho sognato, in quelle notti, ho sognato un quadro che avevo in mente quando ero ragazzino. C'era John Kennedy e Giovanni XXIII, pace in terra, che camminavano sui sentieri del cielo seminando i fiori della pace. Era nel contesto della Baia dei Porci a Cuba, quando sembrava che veramente scoppiasse la terza guerra mondiale. E io ho sognato invece Obama e gli altri leader mondiali che camminavano sui medesimi sentieri insieme a Papa Francesco. Ma è un sogno, la guerra c'è ancora ed è terribile. E la guerra intrica le cose. In certi momenti sembra proprio che non ne esci più. Non ne esci più da questa situazione del Medio Oriente. Ma guardate che roba. Non ne esci più. Ma perché, visto che noi tutti amiamo la pace? Tutti noi diciamo la pace. Per me la pace, per i giovani del Medio Oriente, la pace è il più grande valore. Pace e amore. Incredibile. Allora vuol dire che noi non siamo buoni discepoli della storia. Vuol dire che non c'è sufficiente capacità di riflessione critica. Ecco il punto. E torniamo all'idea di università. Cioè una università che è posta al carro del sistema non è in grado di essere alternativa critica. E capita quello che capita. Ovviamente io credo che questo cammino sbagliato possa essere rovesciato. Questa è la speranza. Qualcuno mi dirà: sei un idealista. No, questa per me è speranza. La speranza che muove l'agire. Ma quanto è importante questa idea di università di cui vi ho parlato, proprio ai fini di quello che vi sto dicendo, la promozione della pace, degli autentici valori dell'uomo, della donna. Io avevo una domanda riguardo al discorso di prima, in modo particolare sul fatto che spesso attualmente, no, nel nostro contesto le materie umanistiche vengono un po', come ha detto anche lei, messe in disparte oppure attaccate dall'esterno, da questa società tecnica. Volevo chiedere se secondo lei però non ci potrebbe essere anche un pericolo invece interno, per esempio queste materie umanistiche oppure questa cultura
che dovrebbe aiutare, no? Anche noi giovani a trovare la verità, diventare uomini, a saper scegliere se invece in questi anni si è un po' persa, magari è diventata più una superbia oppure un modo per vantarsi, quindi anche se c'è anche un pericolo interno, ecco. E senza dubbio, cioè c'è sempre la tentazione del narcisismo culturale. Sì, e forse in ambito umanistico talvolta questa tentazione può essere anche più forte. Comunque, io che, vi ho detto, da tanto tempo sto lavorando su queste discipline, trovo che ci sono due rischi da evitare. Cioè, noi dovremmo navigare equilibratamente tra Scilla e Cariddi. Sapete, no? Tra Scilla e Cariddi è lo stretto di Messina, no? Dicevano che da una parte e dall'altra c'erano gli orchi e le streghe che risucchiavano le navi, quindi non bisognava avvicinarsi troppo né di qua né di là. Ecco, viaggiare in mezzo. I due rischi da evitare sono un ripiegamento sul passato, come se tu dal passato potessi ricavare, direi meccanicisticamente, tutte le ricette di fronte ai mali del momento presente. È una visione sbagliata. Cioè, sono i laudatores temporum actorum, i laudatori dei tempi passati, cioè che per loro il passato è sempre il meglio, oggi no, il passato è meglio. Quindi un ripiegamento narcisistico sul passato. L'altro rischio da evitare è quello di chi dice invece: ma non serve a niente, queste discipline passate sono passate e lasciale passare. Quindi che senso, che sugo hai andare a rivisitare il passato così? Non serve a niente. Ecco, secondo me sono i due rischi da evitare. Una meccanicistica ripetizione del passato che sarebbe la panacea di tutti i mali, o il rifiuto dogmatico e programmatico del riferimento al passato. Bisogna viaggiarci in mezzo. Sì, rispondo ponendoci una domanda. La Chiesa deve essere vecchia o nuova? Né l'uno né l'altro. La Chiesa deve essere fedele a se stessa. E se non è fedele a se stessa e a Gesù Cristo, non è più Chiesa. Quindi voglio dirvi, nuova evangelizzazione, ma è proprio giusta fino in fondo questa espressione? No, bisogna intendersi. E infatti Giovanni Paolo II, che la usava, l'aveva ben definita, cioè l'evangelizzazione in quanto tale non può essere né antica né nuova, è sempre la stessa, perché si fonda sul Vangelo, e il Vangelo sempre idem est, è sempre lo stesso, è Gesù Cristo, è sempre lo stesso, ieri, oggi, domani, non è vero? Nuova però quanto a sfide da raccogliere, nuova quanto a impegno da approfondire, ecco, in questo senso. Ma non tocca i contenuti dell'evangelizzazione, i contenuti dell'evangelizzazione sono gli stessi, è il Vangelo di sempre, la Chiesa è la Chiesa di sempre, la sposa di Cristo, senza macchia e senza ruga. Allora capite, il problema è questo: mai rinunciare alla identità propria e alla missione di Chiesa che noi abbiamo. Dall'altra parte, impegno missionario di intercettare le domande, le ansie, i problemi del momento presente. Lo diceva molto bene Henri de Lubac nelle sue meditazioni sulla Chiesa, che sono formidabili. Diceva: la Chiesa deve essere se stessa, deve essere fedele a se stessa, anzitutto questo, poi il resto.
E stiamo concludendo, però una cosa voglio provocarvi. Intanto il vescovo è andato via, quindi posso permettermi. Allora, tornando alle meditazioni di Henri de Lubac sulla Chiesa, vorrei togliere di mezzo un equivoco, o almeno sfidarvi a pensare la cosa. Ci sono dei teologi attuali i quali dicono così: i padri della Chiesa dicevano che la Chiesa è casta e meretrice insieme. Mi ha sempre puzzato questa affermazione, tanto che a un certo punto mi sono deciso e ho fatto la ricerca a tappeto. Ma non esiste sta roba della casta meretrix. C'è un solo passo di Sant'Ambrogio nel commento a Luca in cui Ambrogio dice: la Chiesa, mamma mia, la Chiesa come è accogliente, ma accoglie tutti con la sua misericordia. È come una prostituta. Poi si accorge che l'ha detta grossa e dice: però casta, mi raccomando, casta. Ecco, casta meretrix è così l'unica volta in cui risulta nei padri della Chiesa. Capite che non vuol dire affatto che la Chiesa è santa e peccatrice insieme. Questa è una stortura teologica. La Chiesa è santa, punto e basta. È madre di figli peccatori, certo, ma prima devi dire che la Chiesa è santa. Ma perché se la prende tanto lei con questa storia? Perché, miei cari, se la Chiesa non è santa, chi è che ti santifica? Lo Spirito Santo, già, ma lo Spirito Santo si serve della Chiesa per santificare. Allora, o la Chiesa è santa, o noi non possiamo essere santi. Capite? La posta in gioco è altissima. Quindi attenti a certe affermazioni. Tutto questo per dirvi che la Chiesa deve essere sempre fedele a se stessa, anzitutto, santa dunque, poi il resto, quindi né vecchia né nuova. L'evangelizzazione, quanto ai contenuti, né vecchi né nuovi, sono sempre gli stessi. Quanto ad atteggiamenti personali, sì, allora devi essere nuovo nel saper cogliere i segni dei tempi, saperli intercettare giustamente e rinnovare continuamente il tuo entusiasmo missionario.